Ciao a tutti e E benvenuti benvenuti nel nel nostro nostro canale. canale. Oh, Ciao eccoci amici. qua ragazzi, finalmente sto facendo il video del racconto del mio parto. Me l'avete richiesto, ho tergiversato un pochettino nel farlo perché, come ben sapete, stare così statica, tranquilla, con una neonata è un po' impossibile. Infatti, Sofia permettendo, ecco qui il video, perché qui c'è Giordano che sta giocando alla PlayStation, ma tra poco smetterà di giocare e interagirà in questo video, perché poi dirà anche la sua versione, il suo racconto, no? Perché io una volta che poi stavo lì a spingere, era tutto Giordano, giusto? Io non mi posso più raccontare niente perché io stavo in un altro mondo. Comunque, dicevo, Sofia permettendo, perché eccola qua, ragazzi, sta qui, ora ve la faccio vedere velocemente. Si sta facendo i ricchi affari suoi qua, a tutti questi giochini, e li sta prendendo a calci. Eccola qua. Sta qui sul divano con noi. Giordano impegnatissimo. E possiamo iniziare con il racconto. Il tutto ebbe inizio il 23 giugno. Erano le 6 e E mezza. 21. No, erano le 6 e 21. 6 e... Sì, no, le 6 e 21. Me lo ricordo perfettamente. Calcolate che io quella notte non è che ho dormito tanto bene. Mi giravo, mi rigiravo nel letto. Però, vabbè, si sa. Agitata. Sì, ero un po' agitata, però si sa che comunque sia durante la gravidanza il sonno è un po' così, soprattutto agli ultimi, ti svegli durante la notte, perciò non ci ho fatto tanto caso. Vabbè, comunque mi giravo più del solito. Al che alle 6, 6, 6 e 10, una cosa del genere, ho cominciato pure a rompere a Giordano, perché lo volevo svegliare per fare colazione. Perciò io facevo così con la manina, dopo che mi sono girata e rigirata non si sa quante volte, dico, mo lo sveglio, gli rompo, come sempre. Come al solito. E niente, mi giro dalla parte sua per rompere il cavolo e sento una sensazione stranissima che adesso soltanto le donne mi possono capire. Allora, la sensazione è stata questa. Io non ho rotto le acque, io però ho sentito che qualcosa stava colando lentamente, come se fosse stato ciclo. Cioè, avete presente voi donne quando sentite che sta per colare il ciclo lento lento e poi dopo, ovviamente, fa così, Arriva, ok. stava per arrivare al ciclo. E ho detto a Giordano, oddio, qui mi sta uscendo qualche cosa. Però era talmente lento che ho fatto una movenza e ha fatto psh, così. E io E ho niente. detto, amore, qui ho rotto le acque, giusto? Sì, è stato un po' preoccupante. Sono saltato dal letto perché pensavo che, come al solito, stamattina mi voleva svegliare a Sì. rompescatole. Invece poi ha fatto così, sono saltato dal letto Stranamente mi ha e creduta. ho detto qui mo succede tutto oggi. Tutto Vabbè, oggi fatto sta succede. che ovviamente sono corsa in bagno per guardarmi, non era né troppo ma né troppo poco, cioè non vi so spiegare, non ho rotto le acque a mod film, tutto così, ma ho trovato, diciamo, le mutande abbastanza bagnate, al che mandai un messaggio subito vabbè, a mia mamma dicendo, oh, qui è successo qualcosa, se fosse preparati, perché comunque sia è lei che è venuta a farmi le notti in clinica e giustamente doveva venire con noi, con il fatto che comunque doveva andare a Roma se fosse, perciò gli ho dato anche il tempo di prepararsi mentalmente, e poi ho mandato immediatamente un messaggio al mio ginecologo, giusto? Eh sì, perché pure lui doveva sapere tutto Anche quanto, perché non sapevo come comportarmi, con il fatto che dovevo andare fino a Roma, che magari inutilmente avrei voluto contattare il mio ginecologo che magari mi avesse fatto una no? Una visita visitina a qui a Roma. Civitavecchia e magari mi avesse detto, guarda Samantha, sta succedendo questo e questo, ti conviene andare a Roma. Questo non è stato, perché una volta mandato un messaggino a lui, mi ha detto, che dovevo andare direttamente in clinica. Non so il motivo, io pensavo che mi avrebbe visitata nell'immediato, e invece no, ci ha mandato direttamente a Roma. Con la cosa che saremmo ritornati indietro, però sti cavoli, perciò prendi valigie, cose, va a fare mia mamma. Io quel giorno lì è stato un fulmine a ciel sereno perché i termini non è che erano scadute No, 40 calcolate settimane. che questa cosa mi è successa a 39 più 2. Sì, Ok. quindi non è che, cioè, era aspettata perché cioè, mi aspettavo che da un momento all'altro succedesse tutto quanto, però Ok. manco tanto, nel senso non è che come si dice sempre nei film, non arriva da 40 settimane e poi scaturisce il tempo. No, e
così, fulmine a ciel sereno, ho rotto l'acqua. Oddio. Che poi chiama, fa, che poi dici, non ero convinta, perché comunque, cioè, ripeto, io ho avuto soltanto quella perdita, punto, basta, non ho avuto più nient'altro. Fatto sta che in 4 e 48 siamo trovati a Roma, poi, cioè, vabbè, abbiamo realizzato dopo. Torniamo un pochettino indietro. Io ho fatto la visita con il ginecologo alla 38esima settimana, non mi ricordo che settimane erano, che sarebbe stata l'ultima visita. E lui lì mi ha spiegato, se da qui a tot non succede nulla, cioè nel senso che non ti parte da solo il travaglio, il parto, comunque sì, mi aveva dato una data, il 7 luglio ti ricovero e ti induciamo al parto. A me, sì, appena mi ha detto induciamo al parto, raga, io ho fatto di tutto, siamo andati a camminare, ho fatto le salite, siamo andati... Faceva suo scalino, uno scalino siamo sì, andati... uno scalino sì, raga, gente che mi guardava, vabbè, ma non mi fregava niente, sono andata in un marciapiede lungo e facevo una gamba sì, una gamba no, cioè una gamba camminavo sul marciapiede e sull'altra no, perché sapevo che poteva smuovere qualche cosa. Sbilanciando qualcosa, se poteva... Ho fatto tutto, ho mangiato l'ananas, ho mangiato le peggio cose perché, raga, io non volevo essere indotta, e proprio lo sapete per chi ci segue comunque, sia che ha seguito tutto il percorso, dicevo sempre io ho paura, non voglio essere indotta, so che è più doloroso. Vabbè, fatto sta che io è successo tutto da solo, perciò ho rotto le acque e pensavo che succedesse il tutto, no? Vabbè, andiamo a Roma, ovviamente solita prassi, mi fanno il tampone e a me mi hanno indirizzato direttamente, come la chiamino loro, pronto soccorso, ecco, giusto? È un pronto soccorso. Vado lì e mi fanno le prime visite, dolore cane, va bene, la prima visita, mi fanno la prima ecografia, ovviamente per vedere che cosa è successo. C'è da dire una cosa, però, scusa, che dal canto mio, io e tua madre, ti abbiamo portato lì, basta, cioè vabbè, noi non sappiamo più niente, siamo di fuori a mangiare, perché poi alla fine abbiamo fatto l'ora di pranzo, sì. Non sapevamo se Samantha poteva mangiare, non poteva mangiare, se aveva mangiato, se c'era l'acqua da bere. Non sì, che mi hanno tenuto tantissimo. Su. Niente, giustamente non è che si poteva comunicare più tanto, perché pure lei c'era da fare visite, cosine sue. Poi non mi ricordo manco a che ora me ne sono andato io da Roma, sinceramente, quel giorno là. Vabbè, comunque non c'entra niente, amore, quando sei andato, stiamo a raccontare. Non mi ricordo come si è svolto, dopo il pranzo c'è il buio totale, non mi ricordo un cazzo. Ma non te ne sei andato, fammi arrivare, non te ne sei andato. C'è un po' di confusione, però... Vabbè, comunque sia, sì. Mi hanno fatto un'ecografia, una visita, l'ecografia, hanno guardato e mi hanno detto guarda che qui non è successo nulla. E io insistevo, dicevo come mai ho bagnato queste mutande, non mi è mai capitato, di qua di là. E mi dicevano sì, ma però qui non vediamo nulla, non è successo nulla, non hai rotto le acque, forse leggermente il liquido amniotico, poco, diminuito, però niente. E io continuavo, raga, perché io sentivo che qualcosa non andava, perché non mi era mai successo, comunque è stata una perdita, ripeto, non da film. Non eccessiva, però c'è stata. Però c'è stata. Io volevo fargli vedere la foto di queste mutande, perché io avevo fatto la foto delle mutande per mandarlo a mia mamma. Però ovviamente mi vergognavo. Alla fine gliel'ho fatta vedere. Comunque sì, niente, mi volevano rimandare a casa. Poi è arrivata anche un'altra ostetrica e sentivo che si sono confrontate e dicevano sì, per precauzione facciamolo. Io che cosa, raga? Non lo so. Comunque sì, mi hanno spostato in un'altra stanza, una stanza con tanti lettini e tanti tracciati, e mi hanno attaccato al monitoraggio. Pure lì non succedeva nulla, cioè era tutto regolare, Sofia stava bene, il cuoricino stava bene, le contrazioni non c'erano, e lì mi ci hanno tenuto attaccata un'oretta, mentre tu pranzavi, come stavi dicendo. Vengono con un tampone e mi hanno detto dobbiamo fare questo test per vedere se è positivo o meno al liquido amniotico, cioè se quella fuoriuscita era proprio liquido amniotico, prima di mandarmi a casa. Vabbè, fatto sta che mi hanno fatto un'altra visita, un'altra rottura, mi hanno fatto questo tampone, abbiamo aspettato proprio 5 minuti e mi ha detto tu da qui non ti muovi perché quello è liquido amniotico. Perciò sì, avevo rotto le acque, si vede che comunque sia la rottura è stata in alto, che non sgocciolava, non... niente, c'è stata tanto la rottura, non lo so. Comunque, oltre quella perdita di quella mattina, non avevo sgocciolamenti, non avevo nulla. A me il panico, perché da una parte ho detto spero di non esserci venuta inutilmente, perché ritornarci vita vecchia, cioè ormai ci siamo, ecco, sono qui, ormai ditemi qualcosa di positivo. Ma dall'altra non me l'aspettavo, perché dico tanto mi manderanno a casa, ma ti pare? E c'è pure paura, sì, dall'altra parte, sì, di rimanere lì e va a capire che cosa succedeva. Bravissimo. E poi è venuta un'altra ragazzetta con un fascicolo grosso così, due fogli che dovevo compilare per la ospedalizzazione, le domande, 300 fogli da firmare, tutta sta roba. Ho detto cavolo,
io da qui non esco più. Cioè, io stanotte dormo qua. Vabbè, fatto sta che ho contattato Giordano, mia mamma, mi hanno poi trasferito in una stanza. Poi da lì mi hanno raggiunto Giordano e mia mamma. Cioè, tu non te ne sei andato, tu sei venuto in stanza a portare le valigie. Ah, giusto, Ti giusto, ricordi? sì. Ok, e niente, abbiamo passato la serata tranquilla io e mia mamma. Sì, che io sono Tu tornato sei andato indietro via, sì. a casa. Che E intanto qui dici? c'è Sofia che chiacchiera da sola, che adesso, raga, comincia a stare sveglissima, attiva, sorride da morire, c'ha gli occhioni grossi così, cioè prima che passava a metà del tempo solo a dormire, e adesso è bella vispa, molto, molto di più. Gagliardella, sì. Sì, comunque c'ha 1 mese e mezzo e so che più avanti andiamo e più ci terrà belli impegnati e vorrà giocare. Io vedo l'ora di giocare con questa bambina. E vabbè, ritorniamo a noi. Sofia, raga, mi distrae. Me ne sono innamoratissima, che ve lo dico a fare. Comunque, niente, passiamo la serata lì. Ovviamente, tra una visita e l'altra, mi sono venuta a fare un altro monitoraggio ancora. Da lì mi hanno detto: allora, o ti partono le contrazioni, il travaglio. Entro stasera fino a domani mattina, l'indomani mattina alle 6, io ho avuto questa perdita il 23 a mattina alle 6 e mi hanno detto se alle 6 dell'indomani, cioè 24, non succedeva niente, me l'avrebbero indotto. Cioè, raga, vi giuro, boom, così. Vabbè, abbiamo passato la serata tranquille io e mia mamma, nella speranza che qualcosa si Se smuovesse smuovesse. da solo, perché cavolo, ho fatto di tutto per non essere indotta. Prima della data che mi aveva dato il ginecologo, a che io ho fatto tutte quelle pazzie tra scalini e salite per essere comunque indotta e posticiparlo. Hai capito, mo? Cioè, no, hai capito che ho fatto? Macello fatto, zizi. Giordano, ragazzi, a giocare a PlayStation. Ho detto: vieni qui, fammi compagnia, di anche la tua, ma lui sta volando. Vabbè, comunque sia. Però te sto a sentì Sì, pure. pure con la cuffietta, con i rumori Te sto a sotto. Va sentì. Lo bene. so che hai detto che Dai, fa praticamente. niente, ah, non fa niente, se no sto video fa durare mezz'ora. Allora, poi, e niente, abbiamo passato la serata tranquilli, tra una visita e l'altra, tra una cosa e un'altra, anche se fanno i sedi dell'indomani mattina, raga, non è successo praticamente nulla, ma nulla cosmico. Mi hanno portato un'altra volta al piano superiore, ci stanno tutte le sale parto, per indurmi il parto. Non è successo completamente nulla, si sono fatte le 6 dell'indomani mattina, mi sono venuti a prendere, mi hanno portato al piano superiore proprio per indurmi il parto e mi hanno indotto il parto con la fettuccina, che io ancora ad oggi non riesco a capire come cavolo si chiami, se Che tu mi hai fettuccia chiamato, ti siamo sentiti per telefono e mi hai detto devono utilizzare la fettuccina. Io ho detto, boh, di solito le fettuccine si usano in cucina, non so dove si no, non mi ricordo, utilizzassero. oh, si chiama fettuccia, o oh, fettucci, no, fettuccia, non è fettuccia, sarebbe un filo così inbeverato di tutti gli ormoni, da quello che ho capito, che ovviamente andava a inserire proprio vicino all'utero, una cosa del genere, per ammorbidire l'utero e far partire automaticamente il travaglio e tutta questa cosa. Io avevo il terrore di questa manovra, vi posso dire che comunque sia è fastidiosa come una visita normale che ti fanno lì. Posso dire che comunque è fastidioso come una visita normale perché vanno molto in fondo a mettere questa cosa, però diciamo dai, niente di che. Mi hanno messo questa fettuccia. Eccola! Oh, amore di mamma. Pisola! Ciao. Eccola qui! Che carina. La piccola bambina vomitante. E niente, messa questa cosa, mi hanno tenuto un altro pochettino lì, che se io avessi saputo, tenuto così tanto tempo, mi sarei portata il telefonino, perché mi hanno tenuto più di 5 ore su, ti ricordi? Ok, Sì, che non ti potevo dire niente perché non c'è il telefono presso. vabbè, una volta arrivata in stanza, lì mi hanno detto, se da qui nelle 24 ore non succede niente, passiamo direttamente all'ossitocina. Qui c'è un po' di carne. Passiamo direttamente all'ossitocina. Ok, perciò arrivata in stanza, ormai si erano fatte anche lì. Dobbiamo No! cambiare il pannolino. Vabbè, vai a cambiare il pannolino. Vado a cambiare il pannolino che c'è un po' di puzzettina di cacchettina, Vabbè, Giordano, Santa. mentre cambia pannolini, che è diventato un pro dei pannolini, continuo nel mio racconto. Da lì sono ritornata in stanza, ho fatto la mia bellissima colazione, perché dalle 6 della mattina che mi hanno portato su, sono riscesa che erano
le 11, una cosa del genere, ragazzi. Adesso proprio preciso, preciso, non mi ricordo, però era tardi, senza aver fatto colazione e nulla. C'era Sofia intanto che mi prendeva a calci. Infatti, nel vloghetto ho detto: qui Sofia si muove, avrà fame. Che avevo un bellissimo caffè latte con ciambellone, buonissima come colazione. Eccomi qua, raga. Ho dovuto un attimo staccare nel chiacchierare perché Sofia ha cominciato a piangere. Perché adesso, da quello che ho capito, magari è una. È una, casua è, Tempestione. sì, è una casualità, però se fosse una cosa bellissima, Che praticamente dopo dorme. un pochettino che ce l'ha in braccio, c'ha la stranita, cioè che ha sonno, lei non vuole più stare in braccio, lei vuole che tu la metti di là per cavoli sua, io chiudo la porta, vabbè, adesso ce l'ho aperta, però io gli chiudo la porta tranquillamente, gli metto ormai quel suonellino con tutti i suoni bianchi. Ora è contenta. Lei si addormenta da sola. Cioè, lei adesso non vuole più, cioè lei adesso non vuole più addormentarsi in braccio, non, la devo, non vuole essere cullata, niente, io l'appoggio lì, è una cosa comunque bellissima. Adesso la metto qui per controllarla, perché giustamente comunque va visionata col fatto che questi rigurgiti, raga, Cioè, se scherza. non mi piace per niente come situazione. Vabbè, comunque eravamo rimasti che mi sono partite queste contrazioni, erano da che piano piano a che potenti. Tutte ravvicinate, ta, ta 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 ta, così, raga, non c'ho avuto un attimo di respiro. Io so che comunque il parto indotto fa ancora più male confrontato al parto che va tutto liscio Da da solo. solo, perché comunque hai il tempo, hai dei ritmi, e invece con l'indotto è tutta rotta di collo e non ti lascia respirare. Tra una contrazione e l'altra, ovviamente, c'è stato anche il cambio turno, cambio ostetriche, al che mi è arrivata proprio una broccolona, secondo me. Diciamo che sono tutti bravi in quella clinica dove ho partorito, però è anche vero che ci sono state anche delle ostetriche o persone che dovevano imparare. Perciò, quando ti capita la personcina che ovviamente sta lì per il tirocinio, te la devi subire tu, Forza. ovviamente. Vabbè, fatto sta che c'era questa ragazza che è stato l'ultimo, penultimo turno prima del turno della notte praticamente, che lì sarebbe ricambiato un'altra volta ostetrica, per mia fortuna. Vabbè, comunque sì, è venuta a farmi questa visita, nel mentre ero in pieno travaglio, mi fa, calcolate che ci sono stata 6 ore, raga, 6 ore di travaglio. E questa ostetrica del turno non mi si è affilata, non mi è mai venuta a fare una visita e niente, sono state 6 ore a patire, a soffrire da sola con mia mamma in quella stanza. Carina, mia mamma, raga, sicuramente mi ha visto come no, non mi avrà mai visto in quelle condizioni, anche perché mi ha detto che rigiravo gli occhi. E cioè, io una certa, raga, non ci stavo proprio veramente più. Io un dolore così atroce non l'ho mai sentito. Era impensabile, ecco, io ho cercato di pensarlo, il dolore da ciclo, che dicono che è da ciclo, un po' più forte, un po'. Raga, niente di tutto questo, io non so quel dolore. A che paragonarlo? Mi dispiace se qualcuna di voi è capitata in questo video E magari si e impaurisce un deve partorire, pochino. però io, raga, devo dire la verità, devo Vabbè. raccontare la mia, però ogni parto è a sé. Aaron, Ogni parto è sì. ho visto tante persone partorire e essere un fiorellino subito dopo, e io purtroppo io questo non è stato. Vabbè, comunque sia, c'è stata l'ostetrica, è venuta dopo 6 ore a farmi la visita. Dopo 6 ore che soffrivo, è venuta a farmi questa visita e mi ha detto: ti sei dilatata di 1 centimetro. Ragazzi, io volevo morire, ho detto basta, voglio il cesareo.